Luoghi noti, pubblici, che crediamo di conoscere e che invece riservano delle vite segrete, dei punti di vista insoliti e degli scorci sulla città che mai avremmo potuto immaginare. Scelta apprezzata quella del Fai di Crema di aprire le porte dei luoghi simbolo della città, come il Palazzo Comunale con il Torrazzo e la Torre Pretoria e il Teatro San Domenico con il Mercato Ostrungarico. Accompagnati da esperti di arte e architettura e da giovani studenti dei licei che hanno fatto da cicerone, più di 1500 persone hanno risposto all'appello del Fai, entrando negli attuali uffici del Palazzo Pretorio, prima dimora dei Podestà, attraversando i lunghi corridoi che collegano la Torre Civica al Torrazzo e ammirando lo splendore della piazza e dei particolari architettonici da nuove prospettive. Il percorso è molto nutrito, molto lungo, ma ricco di sorprese non solo sugli scorci bellissimi della cattedrale, ma proprio all'interno di questi uffici amministrativi che dal 500 fino ad oggi continuano la loro funzione, a partire proprio dal nucleo interno della porta della città, meglio conosciuta come Torrazzo, che ospitava dall'inizio la sede dell'archivio notarile, per continuare poi nel salone di rappresentanza, il cosiddetto salone ricevimento, meglio noto come Sala Mocenigo. Accesso anche al Teatro San Domenico, all'interno di luoghi recuperati alla memoria grazie ad un grande lavoro di restauro, come l'attuale foyer del teatro, prima refettorio dei Domenicani, con affreschi dedicati a San Domenico e a San Pietro Martire, o l'abside, a molti sconosciuta perché posta dietro al palco del teatro, e la sala ricavata nel sottotetto dell'Austro-Ungarico, ora intitolata al drammaturgo cittadino Francesco Edallo. Interni e facciate esterne che raccontano delle moltissime evoluzioni che ha subito nel tempo il complesso del San Domenico, ora teatro, dal 1463 ad oggi. Tanto che la chiesa ha avuto cambiamenti incredibili, da chiesa è diventata cavallerizza militare una volta che è stata sconsacrata alla fine del Settecento, da cavallerizza militare è divenuta mercato delle verdure, da mercato delle verdure è diventata ospedale militare. Nel 1942 è diventata un cinema teatro e nel 1970 addirittura una palestra. Poi finalmente, intorno alla metà degli anni 90, è diventata la chiesa, il nostro nuovo teatro San Domenico.